e la morte improvvisa di Albino Luciani, Papa Giovanni Paolo I, Papa per soli 33 giorni e oggi in odore di santità, non fa eccezione. Un pontificato brevissimo, stretto tra quelli di due giganti, l'intellettuale riformista Giovan Battista Montini, Paolo VI, e Karol Wojtyła, Giovanni Paolo II, spina nel fianco dell'orso sovietico che Mosca cercò in ogni modo di annientare. Era pronta la Chiesa a farsi guidare da un Papa come Luciani, che dietro quel suo sorriso disarmante voleva rivoluzionare alcuni dei temi fondanti del cattolicesimo, dalla contraccezione all'uso improprio della ricchezza, che dopo 40 anni lo rendono molto più vicino a Papa Francesco di quanto non lo siano stati tutti i pontefici del Novecento? Ieri mattina io sono andato alla Sistina a votare tranquillamente. Mai avrei immaginato quello che stava per succedere. Era pronta la Chiesa, ma soprattutto la Curia, a sottomettersi alla politica del pugno di ferro nel guanto di velluto di Giovanni Paolo I? O fu chiaro da subito che sarebbe stato un confronto nel quale uno dei due contendenti avrebbe dovuto cedere senza mediazioni? E quanto la fronda interna influì sulla salute del pontefice, provocandone direttamente o indirettamente la morte prematura? Albino Luciani muore all'alba del 29 settembre 1978. Appena 33 giorni dopo essere salito al soglio pontificio con il nome di Giovanni Paolo I. La sua morte commuove il mondo intero. Il Vaticano afferma che si è trattato di un infarto, ma la versione ufficiale viene immediatamente messa in dubbio e lo scandalo investe la Santa Sede. Uno scandalo che ancora oggi scuote la Chiesa. Le indagini sulla morte di Giovanni Paolo I rivelano il malcontento suscitato dalle decisioni prese dal Papa durante il suo breve pontificato. Le sue posizioni gli procurano molti nemici, nemici troppo potenti. Rappresentava una visione meno pessimistica sulla realtà di quel momento. Io vorrei ricordare, per esempio, che Luciani, che aveva questa fede molto tradizionale, però aveva preso una posizione pubblicamente aperta in favore della pillola quando nel 68 si parlò del tema della contraccezione, oppure aveva delle idee molto chiare per quanto riguarda la dottrina sociale della Chiesa. Giovanni Paolo I è da sempre contrario all'accumulo smisurato di ricchezza da parte del Vaticano. Per tutta la vita lotta per una Chiesa umile, distante dai settori più conservatori del cattolicesimo. Un uomo che ha mostrato un aspetto di un Dio misericordioso, dolce, comprensivo, amabile, mite. E abbiamo bisogno di queste figure che ogni tanto non ci fanno dire: ma in che brutto mondo siamo capitati? Tutti arrabbiati, tutti superbi, tutti vogliosi di chissà che cosa. Era pronto a vivere il Vangelo come Papa, non solo a rispettare il Concilio, ma a vivere il Vangelo con semplicità. Considerato il suo atteggiamento e il malcontento che provoca, la morte improvvisa di Giovanni Paolo I porta inevitabilmente con sé molte domande, oltre a una lunga serie di ipotesi contraddittorie. Per quanto riguarda la morte di Papa Luciani, c'è chi dice che è stato assassinato. C'è chi risponde che questa è una leggenda del tutto impossibile che venga assassinato un Papa. A chi risponde così, io dico: ricordiamoci che soltanto 3 anni dopo, al Papa successivo, stavano per assassinarlo in Piazza San Pietro. Albino Luciani conduce fin da giovane una vita sana e sportiva.
Svolge esercizi fisici, lunghe passeggiate in bicicletta, camminate in montagna ed è molto attento all'alimentazione. Albino Luciani era una persona a basso rischio cardiovascolare. È difficile che gli ipotesi affrontino un infarto e di rado hanno problemi di emorragie non solo cerebrali ma anche negli altri organi. Mangiava con moderazione, non aveva precedenti di arteriosclerosi e nemmeno il colesterolo alto, i trigliceridi alti, gli acidi grassi alti o altro che potesse peggiorare le condizioni delle sue vene e arterie. A quanto pare io sono stato l'unico che è tornato a parlare con i medici che l'avevano esaminato, che si erano occupati di lui, che conoscevano la sua storia clinica. Al momento della sua morte, il dottor Darroze, il suo medico da oltre 25 anni, valutò che stava bene, anzi, molto bene. Ma c'è un dettaglio che non ha a che vedere con dieta, esercizio fisico e medicinali. A un mese dall'elezione, Giovanni Paolo I ha già deciso di intervenire radicalmente nella politica economica del Vaticano. Era molto ben informato riguardo la corruzione del Vaticano. Non avrebbe impiegato più di 2 o 3 settimane a confermare quello che già sapeva e ad agire di conseguenza. Per Albino Luciani, l'esempio della Chiesa era fondamentale. Il fatto che la Chiesa potesse essere coinvolta in questioni economiche e addirittura in scandali finanziari, per Giovanni Paolo I era cruciale. Philip Whelan, sono più di 30 anni che tu segui il Vaticano, hai scritto anche recentemente un libro, Vatican at War, sulla vicenda Calvi, e quindi con l'intreccio con lo IOR e il Banco Ambrosiano. Dentro questa vicenda che ha a che fare con la Banca del Vaticano, con lo IOR, con Marcinkus, entra anche il mistero della morte di Papa Luciani. Che tipo di Papa era? Che pontefice, come lo possiamo definire? È difficile dire perché è durato solo 33 giorni, però in quel periodo ha dato qualche segnale di una forte volontà di moralizzare la Chiesa, di una grande determinazione e anche di qualche insegnamento proprio sorprendente quando parlava di Dio madre oltre che padre. Sì, al femminile, cioè questa sì, sì. Rivoluzione vera. Esatto, dunque era un papa capace di sorprendere. Credo che ci siano parecchie analogie con l'arrivo di Papa Bergoglio, uno stesso approccio a molte questioni, particolarmente la questione dei soldi. Anche Papa Luciani veniva da un altro mondo che non aveva nulla a che fare con la gestione dei soldi in questo modo spregiudicato con cui Marcinkus gestiva lo IOR. Esatto, i problemi dello IOR e del Banco Ambrosiano erano stati segnalati sulla stampa proprio nei giorni prima dell'elezione di Papa Luciani, dunque era una questione in agenda e lui aveva già dato indicazioni quando era a Venezia. Cardinale a Venezia di una severità sulle questioni di moralità finanziaria molto, molto forte, molto, molto duro e questa sua visione di come doveva comportarsi la Chiesa l'aveva portato già a scontrarsi con l'arcivescovo Paul Marcinkus. Tutto avviene in modo repentino, apparentemente nessun segnale che lasci presagire una fine così improvvisa e imprevedibile. Persino la vigilia del decesso è una giornata assolutamente normale, normale come può esserlo o non esserlo la giornata di un papa. Il 28 settembre 1978 il papa trascorre un'intensa giornata di lavoro. Prima di recarsi nella cappella per le sue abituali preghiere notturne, Giovanni Paolo I consuma una cena frugale insieme ai suoi collaboratori più stretti.
la sera stessa in cui sarebbe morto, sono cose che io ho già detto, senza mantenere segreti, ha accusato dei dolori qui, al petto. L'ha detto a noi, eravamo a tavola, verso le 8 di sera. Poi ha detto, li sento, ma sono passati. Abbiamo detto, chiamiamo il medico. No, no, dice, non c'è bisogno. Sto meglio. Il Papa in genere si sveglia alle 4 del mattino, ma quel giorno le cose vanno diversamente. Suor Vincenzina Taffarel, che quando non lo vide all'appuntamento solito in cappella per la celebrazione della messa alle 5 del mattino, si preoccupò e andò a bussare un'altra volta, vide questa tazzina di caffè che già fredda, e il Papa dunque non era riuscito a chiedere un caffè. La prima ipotesi che venne formulata riguardo la morte di Giovanni Paolo I fu una diagnosi ufficiale di infarto acuto del miocardio. Aveva una smorfia sul viso che da molti venne interpretata come un segnale di dolore, ma da altri come un semplice sorriso. Tuttavia, non poteva senz'altro far pensare a un infarto, che provoca un dolore intenso, angosciante in alcuni casi. Manca l'aria, il dolore nella zona superiore sinistra del torace è molto acuto. Normalmente ci si porta la mano al petto o si cerca di chiedere aiuto in qualche modo, perciò i fogli che aveva davanti sarebbero stati ritrovati in disordine. Non si può escludere categoricamente che si sia trattato di infarto, ma resta una causa poco probabile. Nella stanza era tutto in ordine. Aveva dei fogli in mano. Era composto. Questo non corrisponde al quadro tipico dell'infarto. È vero che quando morì, il Vaticano cercò di aggiustare, per così dire, le circostanze della sua morte. Non vollero ammettere che era stata una suora a trovarlo solo nella sua stanza. Così inventarono la storia di padre McGee, che l'avrebbe trovato intento a leggere L'imitazione di Cristo. Ma questa storia non resse a lungo, perché era falsa. Credo che questo sia l'unico mistero riguardo la sua morte. La verità è che quest'uomo fu semplicemente consumato dall'impegno richiestogli dalla sua posizione. Tutto qui. La notizia viene divulgata quasi immediatamente. Giovanni Paolo I, il Papa del Sorriso, come viene chiamato durante il suo breve pontificato, è morto. In pochi credono ai comunicati ufficiali. Dunque la morte di Giovanni Paolo I trova tutti sconcertati e impreparati. Ed è un fatto che la versione ufficiale di come sia stato ritrovato nella sua stanza subisca una serie di aggiustamenti progressivi, pudori e reticenze dovute all'immagine che di un papa bisogna dare all'esterno o peggio. Il giallo sulla fine di Albino Luciani comincia proprio da qui. Un uomo umile, un sacerdote mite ma testardo e con una fede potente. Per usare le parole di Papa Francesco oppure di Albino Luciani, si potrebbe dire che, anche se italiano, veniva dall'altra parte del mondo, un mondo distante mille anni luce dagli intrighi della Curia Romana e dagli affari sporchi della Banca Vaticana con la finanza più compromessa. Figlio di Giovanni Luciani e Bortola Tancon, Albino Luciani nasce il 17 ottobre 1912 a Forno di Canale, oggi Canale d'Agordo, un piccolo paesino di montagna. Albino cresce tra gli insegnamenti religiosi di sua madre e le idee socialiste di suo padre. A 10 anni sente la vocazione sacerdotale e da quel momento si dedica completamente alla religione, praticando l'umiltà come filosofia di vita. Nel 1935 viene ordinato sacerdote e celebra la sua prima messa nella chiesa di San Giovanni Battista, nel suo paese natale, dove è anche cappellano e professore di religione nella scuola Giuseppe Xaiz.
Nel 1941 i suoi superiori gli chiedono di continuare a insegnare presso l'Università Gregoriana di Roma. Nel 1958 viene nominato vescovo di Vittorio Veneto da Giovanni XXIII e due anni dopo diventa patriarca di Venezia. Lì rifiuta tutti i lussi e i benefici che corrispondono al suo incarico e rimane fedele al proprio stile semplice e umile. Nel marzo del 1973 Luciani viene consacrato cardinale a San Marco. Poco più di cinque anni dopo, il 6 agosto 1978, dopo la morte di Papa Paolo VI, si riunisce insieme ad altri 110 cardinali nella Cappella Sistina per eleggere il successore. Luciani rimane ai margini delle discussioni e delle alleanze segrete tra i cardinali. Quasi tutti concordano sul fatto che Albino vuole terminare quanto prima il conclave per tornare al proprio lavoro. Tutti noi giornalisti ci sbagliamo. Credo che nessuno avesse scommesso sul cardinale di Venezia. Personalmente c'è un aneddoto che mi fa moltissima rabbia perché avrei potuto raccogliere l'intervista del secolo e invece la persi. Chiedevo a tutti se conoscevano un cardinale da intervistare nel pre-conclave, una cosa piuttosto difficile. Ricordo che nell'officina sotto casa dove avevo portato la macchina mi dissero: «Sa, c'è un cardinale. Se vuole parlo con il suo segretario che ha portato qui la macchina a sistemare perché appena finito vuole tornare nella sua sede». Io chiedo: «Chi è?» E mi risponde: «Si chiama Luciani, è il patriarca di Venezia». E io rispondo: «No, non è papabile». Il fatto che lui, durante tutte le riunioni che i cardinali fanno prima del conclave, non interviene mai, non prende mai la parola. Oppure cerca di stare quasi sempre nascosto. Racconteranno alcuni cardinali che quasi non si vedeva dove fosse, quasi si nascondesse dietro gli angoli, quasi dietro le porte, non voleva comparire. Dopo tre votazioni in cui né i progressisti né i conservatori riescono a prevalere, il cardinale Albino Luciani ottiene la maggioranza assoluta. La prima reazione, in generale, fu di sorpresa. Non era mai stato in cima alla lista dei possibili candidati del 1978. Paolo VI aveva in qualche modo designato Albino Luciani come papa nel 1972, quando gli mise la stola sulle spalle. Però Papa Paolo non solo mi ha fatto cardinale, ma alcuni mesi prima, sulle passerelle di Piazza San Marco, mi ha fatto diventare tutto rosso davanti a 20.000 persone. Perché? Si è levata la stola e me l'ha messa sulle spalle. Io non sono mai diventato così rosso. Che scelta fece il conclave quando lo ha eletto? Erano consapevoli di far diventare papa un uomo che apparentemente era molto dolce, molto sorridente, era il suo tratto caratteristico, ma in realtà molto fermo? Sì, penso che molti dei cardinali che l'hanno eletto saranno rimasti sorpresi dalla figura che emergeva dopo l'elezione. Molto inflessibile sulla moralità finanziaria, molto duro negli scontri con i suoi collaboratori che gli davano dispiaceri e dunque problemi di scontri personali e di potere all'interno del Vaticano, e poi anche penso molta sorpresa al tipo di insegnamento religioso, il modo di predicare, il Papa del sorriso, Papa buono.
Un sorriso disarmante quello di Papa Luciani. Al momento dell'elezione nessuno si rende conto di quanto quell'immagine dolce sia il contrario della fermezza con cui ha condotto passo dopo passo un sacerdozio che lo ha portato al vertice della piramide della Chiesa Cattolica, al soglio di pietra. Alle 18.30 del 26 agosto 1978, la fumata bianca segnala alla folla che è stato eletto un nuovo Papa. Eminentissimum ac reverendissimum Dominum, Dominum Albinum, Sancte Romane Ecclesie, Cardinalem Luciani. Più di 800 milioni di persone, circa un quinto della popolazione mondiale, considerano Albino Luciani il proprio capo spirituale. Un'ora dopo, il Papa si affaccia al balcone della Basilica di San Pietro. Per esercitare il pontificato, ha scelto il nome Giovanni Paolo. Pensiamoci, io non ho né la sapienza cordis di Papa Giovanni e neanche la preparazione e la cultura di Papa Paolo, però sono al loro posto. Devo cercare di servire la Chiesa. Spero che mi aiuterete con le vostre preghiere. Ieri mattina io sono andato alla Sistina a votare tranquillamente. Mai avrei immaginato quello che stava per succedere. Appena è cominciato il pericolo per me, i due colleghi che mi erano vicini mi hanno sussurrato parole di coraggio. Uno ha detto: coraggio, se il Signore dà un peso, darà anche l'aiuto per portarlo. Entrai in salotto mentre mia moglie stava guardando il telegiornale. Proprio in quel momento uscì sul balcone a Roma. Per molti anni c'era stato Paolo VI, un papa molto serio, sofferto. Nessuno rideva con lui. Quell'uomo splendeva, per questo è stato chiamato il papa del sorriso. Trasmetteva gioia. Oltre a questa gioia, vista raramente in un papa, Giovanni Paolo I porta in Vaticano il suo motto, l'umiltà come regola di vita. Una delle sue prime misure è indagare sulla gestione patrimoniale della Santa Sede, un intervento inammissibile per i settori più conservatori della Chiesa. Trentatré giorni possono sembrare un soffio nella storia di un pontificato, ma non per un papa come Albino Luciani, che ha già avuto il tempo necessario per capire che al di là del magistero della fede si muovono interessi che nulla hanno a che vedere con la Chiesa. Lo IOR, la Banca del Vaticano, e i suoi alleati segreti, tra ricatti, sospetti e affari sporchi. Una metastasi che Luciani vuole recidere senza fare sconti a nessuno, ed è in quei 33 giorni, all'ombra dei suoi sorrisi, che intorno al Papa si comincia a muovere un fronte compatto di nemici pericolosi. Non appena è stato eletto è cominciato subito il braccio di ferro con i poteri della Curia e quindi anche i poteri che gestivano la finanza? Io credo di sì, io credo che questo tema era sul tappeto già al conclave, prima era stato segnalato da autorevoli giornalisti italiani proprio in quel periodo.
E poi la mia impressione è che fosse un tasto molto delicato, perché le questioni finanziarie della Chiesa avevano molto a che fare con le lotte della Guerra Fredda contro il comunismo, e dunque chiamavano in causa forze molto potenti, la massoneria, la criminalità organizzata, i servizi segreti dei vari paesi, particolarmente gli americani. Dunque fare inceppare quel meccanismo dello IOR, che riusciva a distribuire soldi in maniera molto ecumenica. Ecumenica e molto discreta in tutto il mondo, era uno sviluppo grave. All'alba del 29 settembre, Giovanni Paolo I viene trovato morto nel suo letto. Il suo pontificato è durato appena 33 giorni. La versione ufficiale della morte per infarto solleva così tanti dubbi che viene scartata da molte persone a lui vicine. Era una persona malata e completamente aspettata? No, avevo parlato ultimamente col suo medico, che è veneto di lassù, e mi aveva assicurato che il cuore era buono, che poteva reggere, insomma, aveva avuto tante vicissitudini prima, ma secondo il medico in questo momento stava bene. L'ipotesi dell'omicidio comincia a risuonare con forza. Gli investigatori si concentrano sulle riforme economiche previste da Luciani. Giovanni Paolo I aveva le prove di truffe miliardarie che mettevano in pericolo il patrimonio della Santa Sede. L'uomo chiave è l'arcivescovo Paul Marcinkus, direttore della Banca Vaticana. Uno dei grandi problemi della Banca Vaticana è che durante il pontificato di Paolo VI viene affidata all'arcivescovo americano Paul Marcinkus. L'arcivescovo Marcinkus era un figlio della Chiesa molto leale, ma senza la minima esperienza in questioni bancarie. Perciò credo che, nonostante le sue buone intenzioni, sia stato manipolato e ingannato da alcuni banchieri italiani di dubbia moralità. Tra questi banchieri c'è Roberto Calvi, un uomo che, a capo del Banco Ambrosiano, si occupa di riciclare il denaro sporco della mafia e di muovere grandi somme per la loggia massonica P2. Capeggiata da Licio Gelli e Umberto Ortolani, la loggia gestisce il crimine organizzato nelle alte sfere politiche di tutto il mondo. Sarebbe più facile parlare della P2, una loggia massonica illegale, considerandola come un'organizzazione dedita al crimine, perché era esattamente questo. Per fare strada tra gli anni 60 e 70 in Italia era necessario entrare nella P2. Quando Marcinkus decide di vendere la Banca Cattolica del Veneto, che appartiene al clero di Venezia, Calvi ne trae grossi benefici. Marcinkus, inoltre, fa in modo che la Banca d'Italia, come controllore, non vigili sulle mosse del banchiere. L'evasione delle tasse e lo spostamento illegale di azioni sono all'ordine del giorno. Era una frode continua. Calvi agiva sul mercato del denaro dicendo: mi protegge il Vaticano per ottenere più soldi. È così che ha accumulato un debito superiore al 1.200.000.000 di dollari. Il socio di Calvi è l'avvocato e banchiere siciliano Michele Sindona, uomo di fiducia di Papa Paolo VI. Nel 1969 gli affida la gestione degli investimenti della Santa Sede all'estero. L'idea è che con Marcinkus, Calvi e Sindona, a cui si aggiunge il segretario di Stato Jean Viaud, il Vaticano diventi sì un paradiso, ma fiscale. Sono tutti membri della P2 e Giovanni Paolo I lo sa. Effettivamente, Albino Luciani possedeva una lista della P2, la loggia Propaganda 2, una lista pubblicata dal giornalista Mino Pecorelli. Marcinkus, Calvi e Sindona entrano nel mirino del Papa. Tutto questo l'ha portato anche a prendere misure importanti, misure di tipo economico
per correggere gli scandali economici del Vaticano e gli affari del Vaticano. Ad esempio, interrompere il legame della Banca Vaticana con il Banco Ambrosiano o destituire il presidente Marcinkus. Tutte queste decisioni le aveva già prese ed erano decisioni pericolose. Ma non si aspetta che il pericolo sia addirittura mortale. Se si tratta di un crimine, chi l'ha pianificato conosce molto bene la quotidianità del Vaticano. Papa Luciani è morto nel suo appartamento, nella sua stanza. E per cui se si studia un'ipotesi di omicidio, bisogna presupporre tutta una serie di complicità interna allo stesso palazzo apostolico. Quali sono stati gli errori che hanno commesso all'interno della Santa Sede nel raccontare il modo in cui è morto questo Papa? Cioè hanno voluto, diciamo, quasi costruire, no, una scena che poi si è rivelata per molti aspetti falsa. Esatto, penso che abbiano commesso un errore enorme nel mentire sui dettagli della morte, su chi aveva trovato il cadavere, che il Vaticano era stato uno dei suoi segretari, invece in realtà era una suora. Una delle suore che lavoravano nel suo appartamento. Esatto, okay. E che aveva un rapporto di fiducia con lui e non vedendolo uscire a prendere il caffè fuori dalla sua stanza è entrata per controllare che cosa era successo. E dunque pur di negare la possibilità che una suora potesse entrare nella stanza del Papa, hanno creato le basi perché moltissima gente dopo si convincesse che fosse stato ucciso. Il muro di ufficialità che si alza intorno alla morte di Giovanni Paolo I, come una cortina fumogena, non impedisce a qualcuno di raccogliere indizi consistenti e contrari alla versione ufficiale e di ipotizzare prima a bassa voce e poi apertamente che il Papa sia stato eliminato dai suoi avversari interni al Vaticano. È un sospetto atroce contro cui la Chiesa si scaglia duramente, ma intanto il giallo è servito e lo scrittore David Yallop ne è il principale sceneggiatore. Un omicidio di questo tipo deve essere commesso rapidamente, senza lasciare traccia. Una delle possibilità valutate dagli investigatori è che l'omicidio sia stato perpetrato con un veleno, la digitale. Una dose di digitale è sufficiente a provocare la morte tra le 2 e le 6 ore dall'ingestione. La droga mortale potrebbe essere stata aggiunta al flacone di Effortil, la medicina che Luciani prende per controllare la pressione. La digitale, la droga che usava la P2, è totalmente in sapore. Se l'avessero mescolata con la sua medicina, non se ne sarebbe accorto, non avrebbe affatto notato un sapore diverso. Non so se le cose siano andate così, ma so che le persone che lo volevano morto potevano avere con sé la digitale. Sarebbe un punto di partenza probabile. Non so se la si troverebbe nel corpo facendo l'autopsia, ma il fatto evidente è che non morì per un infarto, niente del genere. Marcinkus viene visto in Vaticano molto presto, il mattino del 29 settembre 1978. Appena rinvenuto il cadavere di Giovanni Paolo I, il segretario di Stato, Vio, prende immediatamente alcune decisioni molto singolari. Impone il voto del silenzio al personale di servizio del Papa e ordina di pulire la stanza da letto di Luciani. Se un detective fosse arrivato sul luogo del reato, ammettendo che lo sia, di fronte a un comportamento simile avrebbe arrestato Vio, McGee, avrebbe arrestato Lorenzi. Qualsiasi detective di Buenos Aires o Londra o New York li avrebbe arrestati, perché siamo di fronte a un caso lampante di soppressione di prove, di manipolazione delle prove. Prove chiarissime che indicano la presenza di una cospirazione per coprire un reato molto grave. Il segretario di Stato Vio dispone anche l'imbalsamazione del corpo,
sapendo che questo processo avrebbe eliminato qualsiasi sostanza potenzialmente mortale. L'imbalsamazione di Giovanni Paolo I dovrebbe entrare nel libro del Guinness dei primati, perché tecnicamente il procedimento è cominciato quando sono stati chiamati gli imbalsamatori, ancora prima che il corpo venisse ufficialmente ritrovato. E viene da chiedersi perché tanta fretta, perché non è stato fatto alcun esame sul corpo. Naturalmente, per imbalsamare un cadavere si estrae il sangue e si inietta nelle vene un liquido apposito. E il procedimento serviva a distruggere le prove. Non poteva avere altro scopo. Per diagnosticare una morte da infarto, o esistono precedenti patologici noti nella vittima, oppure bisogna indagare. Nel caso di una persona senza precedenti clinici che muore all'improvviso, come Papa Giovanni Paolo I, bisogna svolgere delle indagini, deve essere quantomeno eseguita un'autopsia da un medico forense. L'autopsia non venne fatta perché Paolo VI aveva lasciato scritto che non si eseguissero autopsie sui papi, per rispetto nei confronti del loro corpo. Ad ogni modo, i fratelli di Albino Luciani chiedono che il procedimento venga svolto. Le autorità del Vaticano respingono la richiesta. Si trovavano nella casa natale di Giovanni Paolo I, a Canale da Gordo. In realtà non sapevano com'era morto Giovanni Paolo I e avevano qualche dubbio. In generale, la posizione della famiglia era stabilita da Edoardo, il quale non riusciva a pensare che suo fratello potesse essere stato assassinato. Non c'è dubbio che le reticenze della Santa Sede sulla dinamica della morte del Papa contribuiscano a far montare i sospetti, e la fretta di chiudere il capitolo brevissimo di questo pontificato è benzina sul fuoco, perché ormai si è convinto che il Vaticano stia coprendo la verità su un delitto. C'è poi anche la mancanza di un'autopsia, giustificata dall'inviolabilità del corpo di un papa, che sembra il sigillo perfetto su una morte sospetta che il Vaticano fatica a spiegare come un decesso per cause naturali. Sono state notizie contrastanti sul suo stato di salute. In realtà, quando lui è arrivato a Roma per il conclave, sembrava un uomo in buona salute. C'era molta confusione su questa questione e la versione del Vaticano che lo dipingeva come molto malmesso in salute, dunque una morte non così imprevedibile, non così sorprendente. Invece era contraddetto da quello che dicevano i suoi medici che l'avevano avuto in cura a Venezia prima. C'era, mi ricordo, un dottor Darros che a un certo punto aveva commentato, penso con il suo segretario, dopo essere andato a Roma a visitarlo dopo l'elezione a Papa. Gli avevano chiesto come sta il Papa e lui aveva risposto non sta bene, sta benone. Dal 30 settembre il corpo di Giovanni Paolo I viene vegliato a San Pietro. Il 3 ottobre, tra le 20 e le 21:30, quando la basilica è ormai chiusa, alcuni membri delle alte sfere ecclesiastiche e un gruppo di medici ispezionano il corpo di Luciani. Si parla di un controllo di routine sullo stato di conservazione del cadavere, però molti sospettano un'autopsia, segreta tanto quanto i risultati ottenuti. Io credo che se l'hanno fatto, e ci sono prove schiaccianti che l'abbiano fatto, qualora non avessero trovato niente, sarebbero corsi a informare la stampa. Ma non è andata così. Questo può significare solo che hanno avuto la conferma del fatto che il Papa non era morto come sostenevano. Che non era morto per cause naturali, ma era stato avvelenato o assassinato in qualche modo. Probabilmente avvelenato. Il
15 ottobre 1978 cominciano le votazioni per eleggere il successore di Giovanni Paolo I. Dopo due giorni di deliberazioni, il cardinale Giovanni Benelli, colui che aveva spinto Luciani verso il papato, sta per ottenere la maggioranza assoluta. Se venisse eletto, Benelli proseguirebbe sulla strada di Giovanni Paolo I. Bio e Marcinkus verrebbero sostituiti. Ma all'ultima votazione il cardinale polacco Karol Wojtyła ottiene la maggioranza. Nonostante assuma il nome di Giovanni Paolo II, le sue convinzioni sono molto diverse da quelle del suo predecessore. Marcinkus, Bio e Calvi rimangono al loro posto. Se scoppiava uno scandalo, soprattutto quando diventò vescovo e poi cardinale, Wojtyła insisteva perché fosse gestito a porte chiuse. Perciò, confermando Marcinkus e gli altri uomini dentro la Banca Vaticana, si occultava tutto. Naturalmente questo fece sì che il male si estendesse. Perché solo se si estirpa la malattia il corpo può guarire. Invece peggiorò ancora. Roberto Calvi intanto ha sottratto oltre $1 miliardo con le sue trame di evasione fiscale e società fantasma in tutto il mondo. Le sue manovre vengono individuate solo nel 1981. Viene arrestato e poi liberato su cauzione. Il 18 giugno 1982, Roberto Calvi viene ritrovato impiccato sotto il ponte di Blackfriars a Londra. La moglie del banchiere accusa la Santa Sede di aver ordinato il suo omicidio per nascondere il crack della Banca del Vaticano. Si diffondono anche altre voci. Calvi sarebbe stato ucciso dai membri della sua stessa loggia, la P2. Lui non si suicidò, lo dissi all'epoca e nessuno era d'accordo, anche se adesso in molti si sono ricreduti. È stato assassinato e hanno fatto credere che si fosse suicidato. Nel febbraio del 1987, la magistratura di Milano ordina l'arresto di Marcinkus per il caso del crack del Banco Ambrosiano. Solo 2 anni dopo viene annunciato il ritiro di Marcinkus dalla direzione dello IOR, la Banca del Vaticano. Il Vaticano, con questa serie di scandali, riesce a occultare la vera causa della morte di Giovanni Paolo I. Aveva 65 anni ed era forte e in salute. È stato papa per 33 giorni. La sua morte è avvenuta poco meno di 4 decenni fa. È ancora un mistero che si cela nelle più alte sfere della Chiesa Cattolica. David Yalop è stato molto duro anche nell'immaginare che in realtà questo Papa sia stato eliminato, fatto fuori dai suoi nemici interni alla Santa Sede. È una tesi che ancora oggi, dopo 40 anni, resiste, secondo te? Yalop fa varie ipotesi. L'ipotesi più convincente è proprio quella che chiama in causa il Banco Ambrosiano, Calvi, i rapporti dello IOR con la finanza cattolica e questi personaggi che erano impegnati nel portare avanti la guerra fredda in tutto il mondo, in America Latina, nei paesi dell'est. Anche perché sono personaggi che poi hanno dimostrato di fare anche una fine cruenta, come per esempio Calvi, no? Suicidato sotto il ponte dei Frati Neri, con un simbolismo anche molto, no, esoterico, massonico, quindi diciamo dei poteri allenati alla violenza e all'intimidazione e anche all'eliminazione fisica dei nemici. Sì, io credo di sì, questi livelli di scontro, la vita umana conta relativamente poco. Persino la vita di un papa. Persino la vita di un papa.